Il processo di Gesù viene descritto sia diciamo, due distinzioni. La prima è la versione sinottica e la seconda è quella di Giovanni. Quindi dobbiamo già individuare due profonde differenze che adesso vedremo. All'interno di queste due differenze, di due versioni, però troviamo un elemento comune, cioè è un processo che si conduce davanti all'autorità giudaica e davanti all'autorità romana. È quindi una doppia narrazione che però ha questo elemento fondamentale in comune che viene considerato come molto credibile perché un processo di ispirazione politico-religiosa è ritenuto assai verosimile dagli storici perché la decisione, innanzitutto per un motivo pratico, la decisione di mettere a morte Gesù non poteva essere presa, sappiamo tutti, senza il consenso dell'autorità romana, quindi questo doppio interrogatorio è legato alla doppia giurisprudenza, potremmo dire, che attraversa Gesù. Vediamo alcuni elementi. Il primo, Gesù viene trasferito davanti alle autorità giudaiche e questa fase possiede una grande uniformità di affermazioni, nel senso che tutta la tradizione evangelica lo riporta sostanzialmente in modo identico, anche se con sfumature differenti. Qui anche Giovanni 18, 12, 23 è molto vicino al racconto dei sinottici. Quindi la differenza non è tanto sul contenuto, sull'attendibilità di questo contenuto, perché, ripeto, è una procedura normale che il Sinedrio, si riunisca al mattino e termini con un verdetto di condanna, la propria seduta, il proprio, ecco, processo. La differenza maggiore non è tanto, diciamo, stilistica, ma è proprio teologica. Il significato di questo processo, di questa condanna, nei sinottici ha un senso, né in Giovanni ha un altro senso. Per i sinottici qual è il senso? Per i sinottici Gesù, nei sinottici Gesù deve sottostare alle umiliazioni di un processo ingiusto. È un processo sommario, è un processo nel quale Gesù subisce una serie di soprusi che di per sé inficiano la validità del processo. Ma di fronte ai quali Gesù si sottomette come agnello innocente. Il primo fatto in questa direzione è la presenza di i falsi te testimoni che lo accusano della distruzione del tempio, l'interrogatorio del sommo sacerdote, la risposta di Gesù al sommo sacerdote come una professione di identità, quindi una professione. Il vertice della narrazione e poi la condanna a morte per bestemmia. Quindi, di fronte alle autorità giudaiche, Gesù viene condannato a morte per bestemmia. E nella narrazione di Marco, prendiamo Marco come riferimento, tutti questi elementi sono, diciamo, elementi che vanno in direzione della pretesa messianica. Cioè, Marco che cosa, che operazione compie? Marco utilizza, per così dire, il processo di Gesù come una grande narrazione, una grande catechesi sull'identità messianica. Il processo, da un lato, è presentato letterariamente come un processo normalissimo che sarebbe capitato a qualsiasi altra persona, quindi Marco lo descrive come avrebbe fatto, come avrebbe descritto l'atteggiamento delle parti in una possibile condanna a morte, ma in realtà la sostanza del discorso va molto al di là della valenza giuridica di questo episodio. La sostanza del discorso è una dichiarazione solenne di Gesù che, ancora una volta, di fronte alla eventualità di morire, si presenta come il Cristo. Quindi non compie alcun passo indietro di sostanza rispetto alla propria affermazione e questo lo si vede, anzi, come dire, Gesù rilancia il proprio essere Cristo. Questo lo si vede dall'utilizzo del vocabolario post-pasquale. Cioè in Marco qual è la caratteristica
principale, che Marco ha utilizzato il processo di Gesù per testimoniare l'identità divina, la messianicità di Gesù. La ricostruzione di questo evento è però post-pasquale, il linguaggio è post-pasquale, quindi in Marco, nella comunità di Marco, il processo di Gesù è ricostruito a partire dalla Pasqua e questo vuol dire che chi viene processato in questo momento, chi viene condannato a morte in questo momento, è colui che è già risorto. Quindi capite, la rilettura del processo in Marco e un po' in generale nei sinottici parte dalla risurrezione. Questo è chiarissimo. Quindi è il crocifisso, è il risorto che viene crocifisso. Se nella Pasqua vedremo che è il crocifisso risorto, qui c'è questa inversione. I temi vanno in questa direzione: il tempio, il superamento del tempio, la messianicità di Gesù, cioè, tutto quello che Gesù ha affermato nei momenti salienti della propria vita, nei momenti cruciali della propria esistenza, si è realizzato alla lettera e corrispondeva quindi a verità. E chi conduce questo processo? Che preoccupazioni ha? Cerchiamo di metterci nei panni di chi non solo redige il testo, ma di chi conduce il processo. Beh, abbiamo detto le pretese messianiche di Gesù non erano di per sé passibili di condanna a morte. Certo, la predicazione di Gesù, il suo stile autoritativo, la pretesa di rivelare il vero volto di Dio, che è un volto misericordioso verso i peccatori, verso i poveri, è un volto che si assume la responsabilità di smentire a tratti la legge, o meglio di portarla a compimento, sono tutti episodi destinati a non passare inosservati, no? Questo è evidente, anzi sono episodi che scardinano l'ordinamento religioso, l'ordinamento politico. Quando il giudaismo dell'epoca rifiuta Gesù, rifiuta l'immagine di Gesù, l'immagine di Dio che Gesù pretende di mediare. Questo è il problema, no? Lo abbiamo detto in altre circostanze, non è una questione legata alla persona fisica di Gesù, non è la sua predicazione che può essere più o meno discutibile. Quello che è in gioco è la stessa idea di Dio che Gesù vuole mediare, non tanto il suo agire sul piano pratico. Ecco, non è un problema che Gesù sia amico dei peccatori. Non è un problema che Gesù sia amico delle prostitute, il problema è che Gesù vuole far passare attraverso questi comportamenti l'amicizia di Dio per queste persone. Quindi il problema è teologico, non è semplicemente un problema etico o di ambiguità di un Gesù disinibito, disinvolto, ecco, verso queste categorie di persone. Non è neppure l'esistenza delle prostitute o dei pubblicani in sé. È la prossimità di Dio a queste categorie di persone che scandalizza, che è inaccettabile. Per questo il processo di Gesù viene condotto inizialmente per motivi religiosi, ma gradualmente implica via via sempre più motivi politici, perché il rifiuto della rivelazione divina di Gesù è dovuto essenzialmente ad una ragione di tipo politico, che è la perdita del potere religioso. La questione del tempio, la questione del culto, no? Lo abbiamo accennato, la questione del sacrificio. Quindi gli studiosi oggi tendono a dire che il processo di Gesù non è stato un processo politico da un lato e religioso dall'altro. Oggi ragioneremmo in termini laici, no? Perché lo Stato è laico. No, ma è un processo intentato dal potere religioso e dal potere politico con indirizzi diversi che però hanno condotto allo stesso risultato, perché tutti hanno interesse a liberarsi di Gesù. Questo in Marco e nei sinottici è molto chiaro. Il Vangelo di Giovanni invece sceglie un'altra prospettiva. Innanzitutto non parla di una seduta del Sinedrio vera e propria, ma parla del trasferimento di Gesù dinanzi ad Anna, Giovanni 18:13, del suo interrogatorio, della messa in questione del suo discepolato, della sua dottrina, del rifiuto di rispondere da parte di Gesù, che rimanda semplicemente a quello che ha detto precedentemente. Quindi in Giovanni è chiaro che c'è un interrogatorio in cui Gesù si rifà a quanto detto,
quanto detto, dove, quando? Abbiamo degli interrogatori precedenti? No, semplicemente Giovanni fa svolgere il dibattito tra Gesù e il giudaismo ufficiale prima del processo, come se Gesù fosse stato arrestato e interrogato in altre occasioni rispetto al processo, in altre occasioni in cui magari si è trovato a Gerusalemme e in cui aveva parlato apertamente della propria identità messianica. E oggi gli storici del cristianesimo sostengono che questa versione è plausibile, perché innanzitutto perché in Giovanni Gesù viene accusato di bestemmia, viene accusato molto prima del processo vero e proprio e molto più di una sola volta relativamente alle accuse. Noi sappiamo in Giovanni che Gesù sta per essere lapidato, che è la condanna, questa sì, corrispondente alla bestemmia. Quindi è probabile che Gesù non fosse, per così dire, proprio incensurato, ma fosse stato segnalato all'autorità ebraica e anche a quella romana, ma non gli accade nulla perché in Giovanni si dice che non era ancora giunta la sua ora, tema carissimo alla teologia di Giovanni, centrale, cruciale. Quindi, allora Giovanni che operazione fa? Giovanni inserisce gli interrogatori di Gesù nel momento culminante del dibattito processuale, ma in realtà essi si riferirebbero non tanto a quel momento preciso, puntuale, ma ad una serie di rapporti già tesi, già compromessi precedentemente. E un altro contenuto molto importante in Giovanni, direi quello forse centrale, è la critica allo Stato romano, la critica a Roma, la critica al potere politico. Ecco, Gesù che viene interrogato dal governatore romano. Intanto perché è una critica, se nella prima parte con il mondo giudaico la questione centrale qual è? Quella del Messia, è il Messia, è l'essersi dichiarato Messia che fa problema, perché questa era la preoccupazione dominante per i giudei, in ambito romano voi capite che una cosa del genere è completamente irrilevante, la questione del Messia viene sostituita dalla questione dell'essere o meno re, dalla questione della regalità, no? Quindi l'accusa di essersi dichiarato impropriamente, illegittimamente Messia è completamente irrilevante per lo Stato di Roma e quindi questa accusa deve essere modificata in chiave politica perché fosse significativa anche per lo Stato. Questo avviene nel dialogo, nel processo, nell'interrogatorio, che però è una sorta di dialogo tra Gesù e Pilato. E nei sinottici il rapporto tra Gesù e Pilato viene descritto in alcuni elementi molto essenziali, in Giovanni invece è molto più ampio. Ecco, è una vera e propria conversazione in cui Gesù, mentre nei sinottici Gesù di fronte a Pilato sostanzialmente è in silenzio, tranne in un'occasione in cui dice tu lo dici, no? Tu sei re, tu lo dici, ma in Giovanni invece Giovanni introduce molti elementi narrativi in questo processo che sono importanti dal punto di vista teologico. Il primo motivo è la storicità. Per Giovanni il processo pubblico è un processo credibile perché storico, perché attestato, perché è un processo in cui l'intera esistenza terrena di Gesù viene a compimento, quindi è importante che sia solenne, che sia pubblico. Poi un altro grande tema, come è noto, è il tema della verità, a cui sembra appassionarsi anche Pilato. Che cos'è la verità? La verità è Gesù stesso per Giovanni, anche se nel processo è lui ad essere giudicato, ma in realtà è il giudice. È lui che è umiliato, che è escluso, che è condannato in croce, però c'è un'inversione di ruoli in Giovanni. Ecco, in Giovanni non c'è passività da parte di Gesù. In Giovanni il Gesù processato è un Gesù giudice, è un Gesù solenne.
Anche perché qui in Giovanni è molto evidente anche una forte critica al potere politico. Il potere politico è vuoto, il potere politico è inconsistente, è un potere che abdica alla propria giurisprudenza, si fa strumentalizzare da una identità religiosa che ufficialmente disprezza, pur di non avere problemi, no? L'atteggiamento, diciamo, di Pilato e quindi di Roma, dell'impero in genere è paradossale, no? C'è una critica neanche tanto sottile. Roma, da una parte, viene presentata come un impero duro, spietato quanto alle leggi, alla disciplina, al fisco, no? Quindi c'è già una comunità ampiamente perseguitata dallo Stato, però è un potere vuoto, un potere inconsistente, un potere che si lascia per motivi pragmatici, si lascia abbindolare da un gruppo di persone tutto sommato impotente, sparuto, no? Che abdica alla propria tradizione, al proprio diritto, allo ius, quindi a questo senso di fierezza, perché riconosce l'innocenza di Gesù, ma per motivi, diciamo, politici, diplomatici, lo consegna alla morte, no? Quindi in Giovanni l'incontro tra Gesù e Pilato mette a nudo le profonde contraddizioni del potere politico, no? Quindi la commistione tra potere politico e potere religioso, no? Questo mi sembra un tema molto importante. E lo si vede anche nel seguito, in cui ci sono la descrizione di Giovanni, la descrizione drammatica, in cui tutti i gesti di burla, di scherno, di derisione nei confronti di Gesù, in Giovanni sono gesti che esprimono un significato teologico. Gesù viene coronato di spine, bene, perché è il re. Gesù viene vestito di porpora, è quanto si deve a un re. Gesù viene omaggiato nel senso ironico dello scherno, non c'è nulla da ridere, è effettivamente l'investitura, l'intronizzazione del vero re. È lui che poi giudicherà la storia, no? Due gesti, due momenti molto particolari vanno in questa direzione. Pilato, che in Giovanni 19, 4, 8, chiama Gesù e dice Ecce homo, no? Sapete, c'è tutta diciamo, un'interpretazione cristologica, antropologica, perché c'è un richiamo a Daniele, al figlio dell'uomo, no? Quindi Gesù è l'uomo, Gesù crocifisso, Gesù flagellato, il Gesù patente, il Gesù della passione, il Gesù sofferente, è l'immagine piena non solo di Dio, non rivela solo Dio all'uomo, ma l'uomo all'uomo stesso, dirà poi il Vaticano II, ma anche Giovanni 19,14, Pilato, che anche qui per burla fa sedere Gesù nel suo trono, nel litostrato, e dice ecco il vostro re. C'è un contrasto molto evidente che esprime una verità di fede molto profonda. Gesù viene assiso in un luogo, in un momento di contrasto, no? Ma questo gesto è l'intronizzazione del giudice, il giudice che viene intronizzato e che sarà visibile solo escatologicamente quando il mondo entrerà in una realtà decisiva. Il processo si chiude, l'ultima fase, l'ultima tappa del processo si chiude con la crocifissione, la condanna a morte alla crocifissione. Il racconto di crocifissione anche qui rappresenta il momento culminante di tutta la passione, di tutto il racconto evangelico. Ogni evangelista dà una sua versione, anche qui come per gli altri grandi episodi della vita di Gesù possiamo distinguere sostanzialmente i sinottici, la versione dei sinottici dalla versione giovannea. I sinottici accentuano alcuni aspetti, Giovanni altri, ci sono delle convergenze, delle analogie molto forti e delle però divergenze. La prima sottolineatura è che il racconto della crocifissione, anche qui, è un racconto che ha delle caratteristiche indubbiamente storiche, diciamo oggettive, e delle caratteristiche simboliche, allegoriche. Gesù che, ad esempio, Marco, che è un po' la matrice dei sinottici,
mette due, colloca due grandi momenti, il grido di Gesù in Marco 15, 34, che sarebbe l'inizio del Salmo 22, su cui adesso ci fermiamo, e poi un altro grande momento molto singolare che troviamo solo in Marco in questa forma è la professione di fede del centurione. Il centurione che, vedendo la morte di Gesù, vedendo come Gesù muore, diciamo, si arrende, potremmo dire, ecco, afferma veramente costui era figlio di Dio. Quindi il centurione, un soldato, un pagano, membro comunque politeista, ufficialmente una persona che si opponeva all'emancipazione di Israele, eppure si arrende di fronte all'evidenza. Quindi Marco dice: il momento della passione è un momento cruciale, anche perché è accessibile a tutti, è il momento che supera il vecchio tempio, supera il culto sacrificale, è un momento che tutti possono cogliere nella sua auto-evidenza. Non ci sono condizioni previe per riconoscere il Messia crocifisso e risorto, perché seppure un soldato romano senza nessuna formazione religiosa lo ha colto, ecco, se lo ha colto lui, lo possiamo cogliere tutti. Questo mi sembra il senso principale. E anche qui nel racconto di crocifissione troviamo alcune caratteristiche comuni e alcuni apax, dicono gli esegeti, apax legomenon, alcuni riferimenti di un singolo evangelista che non troviamo negli altri. Al di là di questo, sempre dobbiamo ricordarci che il racconto di passione non risponde a caratteristiche biografiche, cronachistiche, non è fatto descrittive, no? non è fatto per soddisfare la curiosità dei lettori, ma è fatto per rispondere ad una istanza teologica. Questo è fondamentale, cioè la nostra lettura, il tentativo della nostra lettura almeno è teologico. Facciamo alcuni esempi. Le tenebre hanno un significato evocativo molto chiaro, è molto chiaro. C'è una prima lettura che è la lettura, il buio fisico, quindi il suo aspetto esteriore che si sarebbe creato alla morte di Gesù, ma poi c'è una lettura molto più ampia, molto ulteriore, che richiama il linguaggio profetico, il linguaggio apocalittico, cioè il buio nella scrittura ha un valore. Il buio esprime il grande giorno di Yahweh nel linguaggio profetico e apocalittico, quindi il giorno del giudizio escatologico. Dunque, i sinottici che cosa dicono? Il giorno del giudizio escatologico in parte è già arrivato. In parte coincide con la morte di Gesù. Il giorno di Yahweh è già l'instaurazione del regno, capite? Quindi c'è un'oggettività storica, probabilmente acclarata, su cui non dobbiamo avere più di tanto sospetti di tipo esegetico, ma questo fatto allarga lo sguardo ad un significato spirituale. Questo forse è ancora più vero in Matteo. Matteo racconta di un terremoto e l'apertura delle tombe, che la risurrezione dei giusti già nella crocifissione, ma è chiaramente un riferimento a Ezechiele 37:6-13, in cui c'è questa narrazione. Quindi qual è allora il fine di Matteo? In Matteo l'ora della morte di Gesù è l'avvenimento finale della storia, capite? C'è una preoccupazione teologica prima ancora che storica o cronachistica. La morte di Gesù richiama l'antica alleanza, supera l'antica alleanza, il velo del Tempio, altro elemento che si squarcia, è riportato da tutti i sinottici, è secondo tutti gli esegeti, sono molti esegeti, la fine del Tempio come centro del culto. Quindi se per velo del Tempio intendiamo il drappo che esisteva alla porta, drappo esteriore che chiudeva l'entrata, il fatto che si squarci, che cosa vuol dire? Beh, che il Tempio è diventato superfluo, quindi il Tempio viene
in un certo senso chiuso, ma perché ha esaurito la sua missione, non è più necessario entrarvi, perché c'è un altro tempio ora, e questo tempio è la persona di Cristo. Quindi c'è una fase positiva, non c'è solo un giudizio negativo in queste affermazioni, cioè non si tratta solo di chiudere il vecchio, ma si tratta di entrare nel nuovo, ecco, quindi di fare questo passaggio. Non basta eliminare il vecchio culto se non si accede al nuovo, ecco, c'è una pars, potremmo dire, destruens e una pars construens, no? Come sempre. Quindi l'evento della croce è significativo perché porta a compimento il regno e quindi permette a tutti i fedeli l'accesso a questo evento di grazia, no? Quindi d'altra parte penso al racconto delle tenebre. Le tenebre hanno di per sé un significato oscuro, hanno un significato un po' angosciante, no? Perché nell'antichità non c'era, ovviamente noi abbiamo perso questo simbolismo perché le tenebre noi le vinciamo con la luce elettrica, con i fari dell'auto, con i lampioni delle piazze e delle strade. Nell'antichità non era così, ma la liturgia pasquale inizia proprio con il lucernario, con il rito della luce, cioè una tenebra che però via via è rischiarata dalla luce pasquale di Cristo. Quindi il crocifisso risorto, il Cristo in croce, il Gesù in croce, è il potente, è colui che ha potere di dare salvezza, è colui che porta la luce, è colui che porta la vita. E questo lo si vede un po' anche negli incontri. Penso alla teologia di Luca. Luca mitiga la drammaticità di questo evento, fa dire a Gesù in croce, chiamare Dio Padre, è solo lui che fa questa operazione, e soprattutto, sapete, è celebre nel racconto di Luca, persino un brigante condannato a morte ha la possibilità di accedere a questo regno. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno, in verità ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. Quindi Gesù supera la domanda del ladrone che parla al futuro per parlare al presente. Quando naturalmente Luca non si sogna di dire che i due briganti non fossero meritevoli della condanna a morte, che era una condanna, cioè non si veniva crocifissi per nulla nel diritto romano, era una crocifissione, era infamante e dolorosa, era riservata ai nemici dello Stato fondamentalmente, quindi ai sobillatori, non era riservata a motivi, a ladruncoli o a motivi semplicemente così di basso profilo. Sono nemici dello Stato, sono persone che compromettono l'equilibrio del vivere civile, lì persino in quella situazione, persino un ladrone ha accesso al regno. Quindi questo regno è universalistico, prescinde dalle opere della legge, prescinde anche dalla condotta morale di vita. In Marco questo l'evento della crocifissione è collegato a delle parole precise, la più celebre delle quali è l'inizio del Salmo 22, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ecco, Gesù avrebbe gridato questa formula veterotestamentaria del Salmo 22 e poi sarebbe spirato. Gli studiosi si sono chiesti da sempre il significato più autentico di questa frase, e oggi gli esegeti sono concordi nel ritenere che questa frase non debba essere considerata dal punto di vista semplicemente emotivo, psicologico, come diciamo un crollo psichico che Gesù avrebbe avuto, ma così cercando di coglierne il valore teologico. Gesù è abbandonato, secondo il senso biblico, Gesù è lasciato solo, Dio non interviene in suo soccorso, concretamente non lo ha salvato dalla croce, lo ha lasciato nelle mani dei suoi avversari, dei suoi nemici. D'altra parte, è anche vero che Gesù grida il suo bisogno, la sua domanda
il suo dolore a Dio, anche se resta senza soccorso, anche se sperimenta sul piano esistenziale questa grande solitudine, al punto che non chiama Dio Padre. No, è uno dei pochi passi in cui Gesù non chiama Dio Padre, perché confida nel fatto che il Padre non lo abbandonerà, anche se Gesù è umanamente sconfitto, la sua esperienza, la fine di Gesù è umanamente fallimentare. Gesù esce sconfitto, esce oltraggiato dal supplizio della croce, però sa che Dio non ha interrotto il suo piano provvidenziale su di lui, sa che rimane colui che guida la storia e rimane colui che porta a compimento la sua volontà. Vediamo se riusciamo brevemente a interpretare questa frase di Gesù alla luce della sua provenienza. Molti studiosi si chiedono il Salmo 22 che cosa davvero voleva dire, come secondo gli usi giudaici un salmo poteva essere citato dall'inizio, a metà, alla fine, a volte anche dal primo versetto, come si fa un po' per un proverbio, per un modo di dire, anche nel linguaggio corrente. Quindi quali erano le intenzioni di Gesù, quali sono le intenzioni del salmista? Qualcuno dice l'intenzione del salmista non è un salmo in cui Dio abbandona Gesù, ma Gesù si abbandona a Dio, perché il Salmo esprimerebbe questo senso di abbandono. Ecco, un'interpretazione discussa, oggi un'interpretazione discutibile, ecco, secondo me, perché bisogna essere molto prudenti nell'attribuire a Gesù le intenzioni del salmista. Il salmista scrive in una condizione molto diversa, no? Quindi rispetto a quella di un uomo che sta per morire, vi è il rischio di addolcire, di smussare, ecco, di proiettare negli istanti finali della vita di Gesù una drammaticità che non c'è, insomma, ecco, sicuramente nel Salmo. Soprattutto c'è il rischio di voler mettere tra parentesi una criticità semplicemente per il fatto che noi non sappiamo spiegarla. Gesù muore nella solitudine, Gesù muore nel silenzio di Dio. Questo è il fatto. Dio non lo soccorre materialmente in questo momento cruciale, quindi non è scandaloso pensare che Gesù da uomo abbia avvertito questa distanza, anzi forse sarebbe forzato voler interpretare questa affermazione nel senso più ottimistico, nel senso più indolore. Dobbiamo essere prudenti. Certamente c'è una tradizione premarciana che gli storici prendono in considerazione, che non è da sottovalutare, come anche non è da sottovalutare l'episodio del centurione. Il racconto di Marco stabilisce un nesso molto chiaro, molto preciso, tra la morte del centurione, la morte di Gesù e la professione di fede del centurione. Dicevo prima, il centurione, vedendo che spirò così, disse, Marco 15, 39. Cioè, perché è così importante il racconto del centurione? Beh, perché il Vangelo di Marco iniziava, Marco 1:1, Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questo è l'incipit del Vangelo di Marco. E il centurione chiude questo cerchio. Cioè, Marco affida al centurione la professione di fede che egli stesso fa al primo versetto. Cioè che Cristo è veramente figlio di Dio. Quindi il segreto messianico, la custodia di questo segreto, che inizialmente nel Vangelo vede Gesù sempre molto prudente, ma è prudente perché esiste il segreto messianico? Perché Gesù teme che la divulgazione dei suoi segni, dei suoi prodigi, dei suoi miracoli lo conduca in direzione del Messia Re. Quindi in direzione di un messianismo che è esattamente antitetico rispetto a quello che egli vorrebbe portare avanti. Qui il bisogno di questo segreto è estinto. Anzi, adesso è necessaria una divulgazione, è necessaria una predicazione. Non c'è più bisogno di questo segreto, perché ormai del crocifisso nessuno può più legittimamente pensare che sia un sobillatore di tipo politico. Non c'è più questa
preoccupazioni. In Luca e in Matteo queste affermazioni sono sfumate. In Luca si dice, il centurione dice, veramente quest'uomo era giusto, no? In Matteo la professione di fede viene legata ad alcuni episodi anche di tipo pratico. Quindi l'affermazione di Marco è unica ed è particolarmente scandalosa, perché appunto attribuisce la fede, è scandalosa considerando l'identità di chi la pronuncia, insomma, di chi la proferisce, perché vi dicevo, è un pagano, è un soldato, è un nemico di Israele. Quindi quando nell'Eucaristia noi diciamo io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola Dio sarò salvato, alla fine della celebrazione citiamo l'unico passo della messa in cui citiamo la scrittura, riprendiamo e parafrasiamo un passo del centurione, che per il cristianesimo primitivo è quando Gesù dice in tutto Israele non ho trovato una fede così grande, dice una cosa di rompente e faticosa, di difficile accettazione. Perché Marco non rinuncia a questa affermazione? Perché, e chiudo, il motivo di questa insistenza è che la morte di Gesù e quindi la fede è accessibile a tutti. La morte è un mistero che viene svelato, non nel senso di un enigma, ma appunto è una rivelazione comprensibile persino ai pagani, persino ai nemici storici di Israele. Quindi il tempio, il velo del tempio che si squarcia segna questo passaggio di, potremmo dire, divulgazione, di diffusione, di accessibilità, di comprensione dell'identità messianica di Gesù.